Patrizia Bonetti, reduce da un incidente durante la prova del fuoco, ha scelto di abbandonare l'Isola dei Famosi dopo solo una puntata. Una decisione che ha fatto esplodere le polemiche per via di alcuni strascichi che hanno messo sotto accusa il reality. L'ex Geffina, durante la prova del fuoco contro Roberta Morise, ha finito per ustionarsi prolungando la sua permanenza sotto il getto delle fiamme ed inizialmente è stata costretta ad un immediato ricovero in ospedale in Honduras per trattare le ustioni sulla zona della pancia. Dopo le rassicurazioni di Ilary Blasi, che aveva comunicato che la naufraga si sarebbe riaggregata al gruppo dopo le cure, si è fatta strada la notizia del suo ritiro e la sua intenzione di denunciare il reality. Patrizia Bonetti avrebbe deciso di tornare sui suoi passi, si dice per istigazione del suo fidanzato, e così ha deciso di far ritorno in Italia. Dopo il rumor sulla presunta denuncia contro l'Isola dei Famosi, qualche puntata fa l'ex naufraga ha fatto un'ospitata nello studio del programma Mediaset ed in quell'occasione ha rassicurato sulle sue condizioni, per poi condividere sui social alcuni scatti in cui mostra i segni delle ustioni che sono rimaste sulla zona addominale. Nel corso della sua ospitata nello studio dell'Isola dei Famosi, l'ex naufraga non ha nascosto la sua delusione per aver concluso l'esperienza in Honduras in tempi record. «Adesso sto meglio, devo dire che mi sono ripresa. Sto bene, dai, e sono molto felice di essere qui stasera. Ero così contenta di partire per l'isola. Diciamo che era un'esperienza a cui tenevo tanto. Questo perché da molto tempo desideravo fare questo reality, e quindi mi è dispiaciuto tantissimo come sono andate le cose dopo la prova. Ovviamente questa è la vita. Sono cose che possono accadere e l'importante è andare avanti e che tutto sia finito per il meglio». Invitata da Ilary Blasi ad esprimere una preferenza sui naufraghi attualmente impegnati con il reality, Patrizia Bonetti ha rivelato di aver cambiato idea sull'attore romano e di fare il tifo per Nicolas Vaporidis. «Mi piace molto come si sta comportando e come sta agendo all'interno del gruppo. Se faccio il tifo per lui? Assolutamente sì, è un buon naufrago», e questo è il suo commento. Mentre da tempo non si parla della sua intenzione di denunciare il reality.